voleva già andare a casa, perché sono già le 5 e passa, quindi stavamo per andare a casa, ma parliamo del Frogno Smerto. Eh no, assolutamente, non poteva non essere presentato proprio ufficialmente anche qui in fiera a Key Energy, la novità per noi in 2024, che è l'inverter Frogno Smerto. Frogno Smerto con taglie di potenza 25, 27, 30 e 33,3, andrà di conseguenza a colmare quello che era un buco nel portafoglio prodotti Frognus intermedio tra il Simo Advance 20 e il Frognus Tauro, okay, con sì, una caratteristica importantissima su quale abbiamo puntato tanto, che è la flessibilità. Okay. Flessibilità nel fotovoltaico cosa vuol dire? Vuol dire numero di MPPT, quindi avrà ben 4 MPPT, ma anche un range di funzionamento estremo, perché parliamo da 150 a 870 volt di funzionamento. Quindi penso che il configuratore potrebbe anche venire a meno su questo inverter qua, perché è quasi scontato che riusciamo a trovare una configurazione, diciamo. 150 neanche alcuni inverter residenziali. L'altra cosa importante, vogliamo offrire sempre una massima qualità del prodotto e anche delle protezioni a servizio del prodotto. Abbiamo già integrato di serie all'interno della parte bassa dell'inverter già gli scaricatori di sovratensione, sia lato continuo che anche lato alternato. Quindi è una macchina autoprotetta che si può tranquillamente installare e fissare soltanto cavi lato continuo e cavi alternato, poi la macchina è già completa di tutto. Finito e basta. Interruttore di protezione nel quadro, sezionatore lato DC sempre integrato come tutte le nostre macchine, quindi questo per noi era un aspetto già scontato. L'altra cosa, ecco, interessante è il fatto che abbiamo voluto riprodurre una continuità su tutto quello che è il nostro portafoglio prodotto in termini di messa in servizio del prodotto, in quanto avviene come avviene per l'inverter Gen 24 Plus e come avviene anche per l'inverter Frognus Tauro. Quindi il vantaggio per l'installatore è che, conoscendo un prodotto, conosce tutti i prodotti Frognus. Poggia semplicemente il pollice sul lettore ottico, attiva l'access point e con l'applicazione che già tutti utilizzano e hanno già sullo smartphone e sul device, mettono in funzione il nostro inverter. Bello, complimenti. Effettivamente il Tauro parte da 50 o da 100? Parte da 50. Da 50. Da 20 a 50 c'è. Avevamo un buco, ci mancava un prodotto che finalmente abbiamo. 33,3, così metto 3, faccio 100 kg. Bravo. Ok. E chiaramente è previsto anche lo sviluppo futuro del prodotto affinché poi diventi ibrido questo prodotto qua. Ok. Sulla cura industriale? Cura industriale al momento è una soluzione che non trattiamo, ci avvaliamo di quelli che sono dei partner tecnologici esterni, lavoriamo molto spesso con Socomec perché condividiamo quelli che sono i valori aziendali, quindi made in EU, la presenza sul territorio per quanto riguarda il pre-sales e l'after sales e quello che è un servizio costante al cliente in tutte quelle che sono le fasi progettuali e installative del prodotto, nonché fino addirittura ad arrivare anche alla messa in funzione dell'impianto che viene fatta insieme all'installatore. Ho visto una cosa, c'è scritto riscaldamento là. Sì, beh, in Italia è una soluzione che soprattutto da chi si occupa della progettazione termica non è vista bene, per il fatto che si va a sfruttare l'energia elettrica prodotta in surplus dal fotovoltaico al netto dei consumi e viene utilizzata su un carico puramente resistivo, tipicamente una resistenza. Quindi una resistenza elettrica che sfrutta l'eccesso di produzione. Esatto, quindi capisci bene che da un progettista elettrico, se gli parli di resistenza elettrica, già questo qua dice ma mi sta dando qualcosa che non è efficiente. E ci sono le colonie di ricarica Frognus, le avevo viste forse l'anno scorso ma non le avevo... C'è anche questo, come vedi questa per noi è una parete che punta all'integrazione tecnologica. Ah ecco, sai cosa? Volevo vedere questo, perché prima l'ho visto nella brochure, ma questa cosa qua io non l'avevo ancora guardata bene. La batteria LG. Una nuova compatibilità. Perché prima Frognus era compatibile solo con BYD. Solo con BYD. No, adesso abbiamo anche la compatibilità con LG, è una batteria particolare, molto bella esteticamente, perché tra l'altro ti permette di fare anche delle forme geometriche, quindi puoi andare a creare queste forme, che può essere una particolarità che piace molto a chi segue la parte architettonica. Cosa interessante che riproduciamo qua su questa parete qua è che con un unico inverter, un unico meter presente magari in ambito domestico, l'inverter diventa il fulcro della gestione energetica. Perché cosa riusciamo a fare? Riusciamo a gestire l'energia che abbiamo in eccesso rispetto ai consumi e possiamo direzionarla su uno storage elettrochimico
okay. Possiamo destinarla su uno storage termico mediante sì. resistenza elettrica e riusciamo a modulare l'assorbimento di potenza sì. da 0 a 18 kW Pilot, oppure okay. riusciamo anche a gestire la ricarica dell'auto elettrica modulando l'energia che fluisce sull'auto sempre mediante un unico meter e un unico inverter che diventa il fulcro della gestione dell'energia. L'ecosistema Frognos, esatto, il tutto chiaramente monitorato da un'unica app che ti permette a questo punto di poter monitorare i flussi energetici vero, nonché l'energia che fluisce sui vari dispositivi, sulle varie periferiche esterne.